Arrivi alla Spezia per scrivere una nuova pagina della lunga tradizione jazz di questa città, che si sviluppa fra festival ma anche fra locali e serate di improvvisazione. Che pagina scrivi questa sera? Spero una pagina di divertimento innanzitutto. Infatti il divertissement è un pochino alla base del mio approccio musicale. Si parla di, diciamo, dello stride piano, ma non nel senso puro del termine. Uno stride piano contaminato da diversi generi musicali, quindi è quel genere pianistico che, come alcuni sanno, non so se tutti sanno, insomma, è un genere pianistico che si sviluppa in America tra gli anni 10 e gli anni 40. Hai nominato le contaminazioni, la sperimentazione. Sei famoso per unire tanti generi, naturalmente senza discostarti troppo dal tuo solco. Parliamo per esempio della collaborazione con Bloody Beetroots, oppure anche della bellissima rilettura che hai fatto delle musiche di Rota per Amarcord. Dove ti portano queste sperimentazioni e cosa ti danno? Ma sicuramente la musica è sempre una fonte di grande ispirazione, soltanto ascoltandola si hanno veramente si percorrono dei luoghi fantastici, insomma. Diciamo che grandi, mi sono permesso di fare queste improvvisazioni su alcuni temi di Amarcord, perché mi sento molto legato alla tradizione sociale e sociologica, diciamo, romagnola, quella che descrive appunto in questo capolavoro Federico Fellini. Mi sento molto vicino all'intensa semplicità e nella semplicità, insomma, la grandezza delle composizioni del maestro Rota. Una curiosità su questa rassegna in cui è inserito il tuo concerto di questa sera, una rassegna classica in cui si inserisce una musica diversa. Ma io sono molto onorato di suonare in questo meraviglioso teatro e credo che la mia musica sia contaminata comunque da colori e sicuramente dalla cultura classica. Il mio pianismo d'origine è un pianismo di matrice classica e d'altronde la musica classica è stata la base a livello musicale di tutto quello che è il jazz moderno e comunque rimarrà sempre un punto di riferimento importante per il jazz europeo. Basti pensare che il pianoforte in America comunque rappresenta, è presente in ogni caso, in ogni luogo, quasi a rappresentare un simbolo culturale, un simbolo che rappresenta la cultura di un paese e forse proprio l'eredità europea.